Italia Wave 2011, siamo qui con i Fetish Calaveras. Che significa questo nome? Abbiamo giocato sulla questione della morte, abbiamo unito l'erotico e l'esotico, fetish erotico, calaveras esotico, quindi teschi feticisti, un po' lo sdrammatizzare tutte le questioni pesanti della vita. Loro hanno fatto un po' di chilometri per venire qui a Lecce. Parecchi. Venite da? Da Savona, posso quantificartelo monetariamente visto che sono ligure, sono 130 euro andata e ritorno, in cuccetta calda. Caldo e regalato. Da bravi liguri hanno vinto la selezione della Liguria e sono in concorso per il premio delle band emergenti. E a un certo punto sul palco hanno cantato una canzone in mutande, quale? Abbiamo cantato Big Amolda, che è il nostro ultimo singolo, per giocare giusto su questa spesa che abbiamo sostenuto per venire qua, siamo rimasti in mutande. Era un modo simpatico per scherzare con la direzione, con gli altri gruppi. Ci siamo anche presentati come gli ex Tago e Quinto Rigo, ho visto. Quinto Rigo, sì, ma è un gioco, giochiamo sempre a fare queste cose, giusto perché si creano delle amicizie, delle prese in giro simpatiche con gli altri gruppi. Ci tengo a mostrarvi che in questo momento il cantante vestito. È vestito. Sono vestito. C'è stato un momento in cui era vestito di un solo tanga rosso. Ma la canzone l'avete cambiata? Avete cambiato il titolo per l'occasione? Sì, abbiamo giocato. L'abbiamo chiamato Bigabunga perché in mutande non ci sembrava. Ci sembrava il minimo cambiarlo in Bigabunga piuttosto che Bigamolda. Ma il significato alla fine è quello, no? Una manata sul sedere, il posto sbagliato, il momento sbagliato. Senti, a un certo punto sul palco avete tirato in causa una cosa che chi ha visto gli altri video da qui dal Psycho Stage conosce bene, le cicale, che in questo momento sono in gran forma come del resto tutta la giornata. Non erano un effetto sonoro apposta fatto dall'organizzazione, perché era una figata, era. Sono fatte apposta, infatti a un certo punto non le sentivate in spia, però... Esatto, noi ci piacciono le cicale, ci stanno molto di estate. Allora, dallo Stereo della Gioventù un saluto alle cicale e un saluto ai lettori di XL. Ciao a tutti, ci vediamo presto, potete vederci su YouTube, se non ci vedete su YouTube cercateci in giro. Dove c'è qualcuno che beve whisky e ci prova con la tipa sbagliata, ci siamo noi.